storicamente questa arteria è la superstrada più lunga d'Italia, dato che il suo tracciato si estende per più di 250 km. La sua gestione è interamente a carico dell'ANAS. È spesso nota come E45. Usciamo ad Orte e iniziamo il nostro percorso diretto verso l'E45 in direzione di Cesena. Grazie, arrivederci. Attenzione, lavori in corso sulla carreggiata. È un continuo slalom, un continuo zigzag tra il cambio di carreggiata, un videogame di cantieri. Cantiere numero 2 che incontriamo, altro restringimento di carreggiata. Ho appena superato lo svincolo per Perugia. Questo è il quarto cantiere, anche qui nuovo cambio di carreggiata e il videogame continua. Cantiere peraltro lunghissimo, giudicare dai chilometri di chiusura dell'altra carreggiata. Ecco il nostro sesto cantiere e nuovamente cambiamo carreggiata. Il nostro videogame con difficoltà crescenti prosegue. Anche in questo caso non si riesce a capire la ragione della chiusura. Oltre ai continui cambi di carreggiata, anche la pioggia adesso. Ottavo cambio di carreggiata. Eccolo qui, abbiamo superato Perugia, il nostro videogame. Vediamo quali difficoltà ci presenta questa volta. Decimo cantiere, chissà se si vince qualcosa alla fine del videogame. Eccoci in coda, si viaggia a passo d'uomo, manteniamo una velocità costante di 20 km orari. Fino all'ultimo cantiere, abbiamo superato anche il dodicesimo. Colpo a sorpresa, altro cantiere, quindicesimo, nella nostra Via Crucis lungo l'E45. Ad un certo punto smettiamo di contarli. L'E45 assomiglia ad un lungo cantiere a cielo aperto. I continui stop and go costringono ad una guida in costante tensione. Proviamo a capire qualcosa in più e chiamiamo l'ANAS. Le posso assicurare che sono altrettanti interventi da fare che in questo momento non sono partiti. Lei una data ipotetica non riesce a darmela per la fine della maggior parte almeno di questi cantieri sulle 45? Il piano previsto traguarda il 2026 come termine di ultimazione di tutti gli interventi di manutenzione programmata sull'itinerario. Quindi nel 2026 si avrà una graduale riduzione dei cantieri sulle 45. Per quella data gli interventi principali saranno completati. È un calvario, perché lo faccio quasi ogni settimana questa strada. Qua i cantieri della strada hanno un'infinità. È sempre stato così, nel senso, in un modo o nell'altro magari spostati in punti diversi, ma in realtà sono sempre stati presenti. Esatto, sì, è sempre stato così, sempre. Ci hanno detto che gira qua, che ci sono due cose certe nella vita, la morte e i lavori sulle 45. Cosa che è nota, come dice.